Sul campo del centro sportivo Cavina, il Bologna Under 17 di Luca Vigiani piega 6-3, un punteggio tennistico, un buono Spezia. Ciao mister. Ciao. Soddisfatto di questa vittoria? Sì, contento perché i ragazzi mi sono piaciuti. Potevamo fare un po' meglio evitando di prendere 3 gol perché erano evitabili, però insomma sono contento di quello che hanno espresso. Intanto la classifica al momento sorride, i 3 gol effettivamente evitabili, bisogna lavorare sulla fase difensiva. Cosa dirai ai ragazzi martedì? Sì, si deve lavorare sempre un po' su tutto perché abbiamo creato tanto, poteva essere anche punteggio un pochino più ampio, però insomma è inutile, 6 gol sono tanti, c'è da gestire a volte un pochino meglio ancora la palla, sono bravi a farlo. Però quando c'è la possibilità di evitare il gol è bene insomma essere efficaci. Problema di approccio, il gol preso a freddo sia nel primo tempo sia nella ripresa, o quindi un problema mentale, o semplicemente questa squadra è molto forte e quindi ogni tanto tende a sedersi, diciamo così? No, beh, non è una cosa che riscontro molte volte. Capita che, siccome si richiede sempre di giocare anche dal basso, in tutte le situazioni, di provare a trovare la soluzione giusta per la giocata, a volte ci sta che, siccome tutte situazioni dove noi costruivamo e abbiamo perso il possesso e per recuperare, insomma, oggi è venuto il rigore, a volte non siamo stati capaci di recuperare, magari si è preso il gol. Però è, diciamo che è una richiesta che facciamo perché da lì si deve passare. Poi a volte ti capita come oggi che lo prendi appena rientrato in campo e insomma è un pochino più fastidioso perché gli dai all'avversario, dai un pochino più di morale, cosa insomma che è evitabile. I ragazzi comunque sono stati bravi perché hanno risposto bene sia nel primo tempo al gol a freddo sia nella ripresa. Prossime partite molto delicate, l'obiettivo comunque è arrivare fino in fondo ai playoff. Ma ora troppi calcoli, troppe cose, non piace mai nessuno non gli piace mai a nessuno fare tutti questi calcoli qui e noi siamo uguali, noi si gioca partita dopo partita. Cerchiamo di divertirci e che i ragazzi insomma devono provare gioia nel stare in campo facendo le cose che sanno fare, perché ne sanno fare tante e lo dimostrano spesso. Una domanda tattica: hai cambiato un po' modulo oggi, 4-3-2-1, il risultato non è cambiato sul piano del gioco, quindi vuol dire che appunto il calcio di Vigiani basato sui principi funziona. Sì, sono bravi loro a metterli in pratica, sono bravi e poi il modulo di riferimento a volte un po' per gli interpreti può cambiare, però quello che conta insomma, è la mobilità dei ragazzi, la ricerca dello spazio che sono bravissimi a farlo e poi le loro qualità vengono fuori. Ultima domanda su Amei. Classe 2005, convocato in prima squadra da Mihajlovic per la partita contro l'Atalanta, una grandissima soddisfazione visto che il ragazzo, anche se ha un anno sotto età, ha fatto praticamente tutta la stagione con te. Sì, no, grande gioia da parte mia, ma da parte di tutto il settore, perché insomma quando c'è un exploit di questo genere non c'è che da essere contenti, è un ragazzo che merita, è un 2005, si è allenato la settimana con la prima squadra e hanno deciso poi di portarlo, quindi insomma questo la dice lunga sul valore di questo ragazzo. Luca, grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Per i gol e tutte le azioni salienti vi aspettiamo su BFC Week.